con Andrea Chiabrando parliamo di questo nuovo progetto che avete presentato all'amministrazione a Pinerolo, cioè uno sportello per le aziende. Quali sono le finalità di questa nuova attività? Ma l'iniziativa non è nuova, nel senso che l'avevamo già proposta durante la campagna elettorale e mira a creare una dinamica virtuosa di sviluppo per il nostro territorio. Ci siamo resi conto, operando nel Pinerolese, che esiste una carenza di informazione relativa alla disponibilità di finanziamenti comunitari, nazionali e regionali che mettono a disposizione delle risorse importanti per il territorio. Ora, negli ultimi anni si sono perse molte occasioni per proprio carenza di informazione. Quindi questo sportello darà delle informazioni sui bandi che ci sono, sia ad enti che a ditte private? Beh sì, noi l'abbiamo immaginato, lo proporremo al Consiglio Comunale in questi termini, poi il Consiglio farà le sue valutazioni, ne discuterà, ma l'abbiamo immaginato innanzitutto a beneficio della città di Pinerolo e degli enti pubblici del territorio pinerolese, perché proprio l'ente pubblico è il primo soggetto che ha necessità di risorse per i suoi progetti, per creare dinamiche di sviluppo e dinamiche di territorio. È ovvio che una volta che il servizio è attivato ne possono beneficiare le imprese attraverso un servizio di divulgazione molto banale via mail. Anche a livello organizzativo riteniamo che il comune disponga di tutte le risorse necessarie senza gravare ulteriormente sul bilancio. Abbiamo delle professionalità nel comune che sono importanti, che hanno maturato delle esperienze e che dobbiamo mettere a frutto, senza ulteriori spese, ma lavorando al massimo per creare il massimo beneficio per le aziende e per gli enti pubblici del nostro territorio. Quindi si tratterebbe di uno sportello praticamente a costo zero per il comune. Secondo noi sì, si tratta semplicemente di mettere mano all'organizzazione della macchina comunale creando un gruppo, poi si tratta di due o tre persone, ecco, che lavorano alla ricerca di questa opportunità di finanziamento. Esistono banche dati online di ogni genere, esistono strumenti di divulgazione messi a disposizione dal Ministero, dall'Unione Europea, dalla Regione Piemonte. Si tratta di andare a cogliere le opportunità, calarle sul nostro territorio, identificare quali possono essere di interesse per gli enti pubblici locali e per le imprese del territorio, semplicemente divulgando l'informazione e dando un servizio di supporto. I tempi per la realizzazione di questo sportello? Sono da ragionare. Nella nostra proposta noi diamo pieno mandato all'amministrazione di organizzare questo strumento. Secondo noi questa organizzazione non richiede tempi lunghi perché si tratta di insomma, organizzare il lavoro di questo gruppo di due o tre persone e metterle immediatamente all'opera secondo questo obiettivo.